Partendo nuovamente dal Col de Monte, salgo su un altro sentiero sul versante opposto, questa volta con il bel tempo. Oltrepassato un primo bel laghetto, giungo in vista del Refuge du Lac Blanc. Si tratta di un belvedere molto frequentato che offre una vista fantastica su tutto il massiccio del Monte Bianco. Salendo ancora, un sentiero che supera una pietraia giunge al Lac de Perseverance. Oggi il Monte Bianco si mostra per intero, appena un po' velato dalle foschie evidenziate dalla luce del sole, ormai basso in questa stagione. Spiccano l'Aiguille du Midi, il Dente del Gigante e la parete nord delle Grand Jorasses. È anche impressionante il profilo del Dru, affiancato dall'Aiguille Verte.